Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Castelmauro, il borgo chiamato Castelluccio Acquaborrana. Castelmauro è un borgo di circa 1700 abitanti, situato sulle pendici del Monte Mauro, a circa 700 metri sul livello del mare, su una delle colline che stanno a guardia della Valle del Biferno e dalla quale si scorge, nelle giornate prive di foschia, il mare Adriatico. Le origini di Castelmauro non si conoscono. Le prime notizie che si hanno risalgono al 1200. Da recenti lavori di restauro si è scoperto che la chiesa madre fu costruita su una precedente struttura sacra. Verso il 1250 il duca di quel tempo si costruì il castello nella contrada di Castelluccio, scelta fra le sue 7 contrade perché situata più in alto e quindi più adatta alla difesa. I contadini decisero di riunirsi in un unico paese, costruendo intorno al castello, e lo chiamarono Castelluccio Acquaborrana. Castelluccio per ricordare il castello, piuttosto piccolo del duca. Acquaborrana perché bagnato dal torrente ancora esistente. Il paese da una parte aveva le difese naturali e dall'altra era delimitato da mura, ancora esistenti, aventi 3 porte: porta di sopra, porta lavaturo e porta del popolo, corrispondente all'attuale piazza del popolo, dove si tenevano le riunioni popolari. Del primitivo castello oggi non rimane nulla, poiché in epoche successive fu trasformato nell'attuale palazzo ducale. Nel corso dei secoli il palazzo passò più volte di mano attraverso le famiglie nobiliari, che per vendita o per trasmissione ereditaria ne rilevarono il possesso. L'ultimo feudatario fu il duca di Canzano, che nel 1809 lo cedette alla famiglia Iovine, che lo abita ancora. Il paese fu chiamato Castelluccio Acquaborrana fino al 1885, poi si mutò in nome di Castelmauro per ricordare il castello ed il Monte Mauro. Potete seguirci su Canale 11 in Molise, 880 a Roma, anche sui profili YouTube e Facebook di Telemolise e tramite Amazon Fire. Siamo in onda anche su Telemolise 2, Canale 12 del digitale terrestre e su Molise Mio, Canale 212.